Com'è Margherita? Dov'è? Tranquilla, tranquilla, signora. La babysitter forse la starà cambiando di sopra. Io non l'avevo vista cambiare sopra. Vado subito. Dov'è Margherita? Io l'avevo detto che questa persona ci avrebbe creato dei problemi. Mamma, che vi dicevo? Puoi smetterla di creare il panico. Fa una cosa, Evaristo. Controlla in cucina. Cercate bene in tutte le sì, scuole. Cerchiamola dappertutto. Avanti. Massimo, non c'è. Non smette, non smette, non smette, non smette, mamma! Poverina, che avrò fatto per meritarmi questo, per l'amor del cielo? Bambina, perché non fuggiamo da qui, ti supplico! Sei matta? Non ce ne andremo da qui, qui nessuno ci verrà a cercare. Questo è un posto perfetto, possiamo pianificare con tutta tranquillità. Cosa vuoi? Cosa vuole, mamma? Che ne so, non ho mai capito cosa vogliono i bambini quando piangono. Dovrebbero nascere senza corde vocali e cominciare a parlare a 20 anni. Tesoro, amore mio, sai cosa significa questo, Delfina? Sì. Cosa? Fortuna e libertà garantite. Sì, e anche il peggior delitto che abbiamo commesso in vita nostra. Oh, per cortesia, mamma. Ormai l'abbiamo fatto. Sì, hai ragione, amore mio. Ma cosa c'è di peggio del carcere a vita? Questo! Flore, la rappresentazione umana della stupidità! Una storia che tu storia, una risa che tu risa, el amor que no se mueve, la misma canción. Es el sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega Floricienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone alas y voy a volar con vos. Y el milagro de la vida hoy te dará bienvenida. Cuando Floricienta baila, se nos prende el corazón. Co, 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 corazones contentos, co, 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 corazones al viento. Amore, è possibile che l'abbia presa Camilla per fare una passeggiata e non ha pensato di avvisarci? Scusi, signore, però quando sono entrato nello studio mi è venuto in mente di controllare la cassaforte e mancano tutto il denaro e i gioielli. Questa è una cosa terribile. Oh, mio figlio Massimo. Mamma, cosa c'è? Per favore, fa qualcosa, non la sopporto più questa! Non ci penso nemmeno a toccarla, eh! Oh, per carità! Salve, piccola, fai capricci! Ho bisogno di sapere il vostro nome! Eh? Ho bisogno di sapere il vostro nome, mia moglie non me l'ha detto! Certo, vuole sapere il nostro nome! Il mio è Maria Eva Bandiralli. Sì. Come si scrive? Con la V e due L. Ah. E lei è mia figlia, Delfina. Ah, sì. Lei è la nonna? È la nonna. Sì, sì, la nonna. Lei è la nonna. È stupenda. Si è emozionata? Echale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Echale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. ¡Bravo! 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 ¡Ah, grazie! Flor, tranquillizzati. I bambini sono con Greta, con lei staranno benissimo, sai? Così non sentiranno il tuo dolore. Vuoi un tè caldo? Io me lo sentivo. Avevo un presentimento, ma li ho lasciati lo stesso con quella falsa babysitter. Perdonami. Non chiedermi scusa, ti prego. Adesso non ha alcuna importanza. L'importante è che tu stia bene, sai? Bene, adesso vado dai bambini per non farli insospettire. Sta tranquilla. Sì, sì. Bene. Ho appena parlato con la polizia. Sono tutti in allerta, stanno cercando ovunque.
Io volevo chiedere scusa a tutte e due perché non vi ho ascoltate, voi me l'avevate detto. Non vi ho ascoltate. Scusatemi, perdonatemi. Tua madre l'aveva detto. E anche io lo sapevo. Non c'era da fidarsi di Camilla. Per colpa mia si sono portati via nostra figlia. No, no, no. Sì. No, amore mio, sta tranquilla, sta tranquilla. Tranquilla, abbiamo una pista. I gioielli sono assicurati. Siccome sono di grande valore, hanno un localizzatore per individuarli. E? Ho parlato con la polizia ed Evaristo sta prendendo contatti con l'assicurazione. Ti prometto che la troveremo. Te lo giuro. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time. And this time I know it's for real. I'm falling in love. God knows. Sei un genio! Grazie! Che facciamo qui? Che facciamo? Aspettiamo che suoni un allarme per dirci dov'è nostra figlia? Per favore, devi calmarti. Dobbiamo trovarla, calmati. Non possiamo stare qui ad aspettare! È peggio uscire a cercarla in preda alla disperazione. Ed è meglio rimanere qui! Scendono i ragazzi. Massimo! Che buono questo ghiacciolo alla frutta! Margherita era in giardino, ce l'ha detto Greta. Sì, sì, lo sappiamo. E se ce ne andassimo in giro con un camion militare così non ci vede nessuno, bellissimo! Andiamo? La verità è che qui stiamo bene, no? Non siete d'accordo? No, non è questo. Non potete esporvi ai pericoli. No, non andrete da nessuna parte, perché dobbiamo stare qui. Perché questa casa è il nostro rifugio e dobbiamo rimanere qui dentro. Flor, che cos'hai? No, la depressione dopo il parto che a volte affiora e allora divento sensibile e non lo posso evitare. Andiamo? Forza! Andiamo a giocare, staremo benissimo. Andiamo, andiamo! A divertirci, forza! Bene, bene, allora ragazzi, vediamo chi supera la prossima prova. Nicolas, io preferisco andarmene, non mi piace competere con te. Per favore, lasciami stare. Un ballo e quindi balliamo. Danilo, Faccia, preparati per la prossima prova. Sarà molto più difficile della prima. Bene, bene, Faccia, coraggio. La stessa cosa vale per te, Nico. Bene, sì, bene, 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 ragazzi, bene, bravi! Pronto? Sì, sì, sono io. Bene, bene, grazie, grazie. Hanno localizzato i gioielli, io devo andare lì. Io vengo con te, Massimo. No, 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 facciamo le cose bene. Tu rimani qui a badare a Federico e Andrés. Sì, tu vai e portami Margherita. E dille che le voglio bene con tutto il cuore e che l'aspetto qui. Vai. Sì, amore mio. Dormi, bambina, dormi, tesoro, che viene lui. Lupo. E tu che cosa vuoi? Solo una stupida come me poteva mettersi in società con delle idiote come voi. Sbagli, cara mia, perché siamo una solida società già da parecchio tempo. Ah, sì? Non si nota. Non eravamo rimaste così. Adesso ci sono dentro anch'io. Idiota, me la pagherete! Smettila allora, perché chiami? E tu sta zitta, capito?